È uno sport che costa poco e sta appassionando sempre di più aretini e toscani che si ritrovano per sfide e tornei a freccette organizzati dalla Fedi. Ad Arezzo, il luogo per antonomasia dove passare splendide serate di gioco, è il Bar La Rosa di Venti di Via Romana. Fedi Toscana è un movimento di freccette nato intorno al 2008 in Toscana e diciamo, noi rappresentiamo la Toscana della Fedi a livello però nazionale. Comunque esiste una associazione sportiva a livello nazionale. È una disciplina sportiva, sembra un gioco semplice da bar, però ti insegna la matematica, insegna la sportività e la calma. Sembra facile ma non è. In breve partiamo il gioco base da 501 a scalare fino ad arrivare a zero. Sono divise in varie categorie e in base alla categoria c'è un tipo di chiusura, ovvero la serie C chiude singola, manca il numero singolo 15, 20, si chiude con il numero singolo. Poi abbiamo la serie B in cui si può chiudere doppio o triplo, ovvero faccio un esempio veloce, il numero 20 si può chiudere con il 10 doppio o il 15 con il 5 triplo, fino a salire la serie A. La serie A si chiude solo con il doppio. 20, 40, 20 doppio e simili. Il movimento è cresciuto molto negli ultimi anni, è un gioco che costa poco, un gioco che aggrega tante persone e è un gioco che comunque fa passare una allegra serata, in più comunque sia è uno sport. Che dire di più? Un neofita può tranquillamente andare in tutti i locali affiliati alla Fedi Toscana e mettere 50 centesimi e fare la sua prova. Quindi in automatico non costa nulla, pochissimo insomma, e se gli piace si può avvicinare tranquillamente al gioco delle freccette, creare una squadra o affiancarsi a una squadra già esistente, oppure dire non è il mio sport quindi faccio un'altra cosa.